Buongiorno, ma ce ne stavamo andando senza aver fatto l'unboxing della camera. Aspettate che giro un attimo, eh. Allora, qui abbiamo il divano, letto, televisore, armadio e un bel bagno. Direi che è la parte più bella della stanza, questa doc, super box doccia. C'è il bidet, perché a San Marino c'è il bidet, Ah, ovviamente. scusa. E questa è la vista che c'è dalla nostra camera, niente male. Direi che ora ci facciamo una bella passeggiata di nuovo nel centro di San Marino, che l'abbiamo visto non molto bene. La Robby vuole andare al Museo delle Torture, vabbè, adesso vediamo. Giardino panoramico, vediamo un po'. Beh, direi proprio bello, qui si apprezza la rocca di San Marino. Questa è la Basilica di San Marino che avete visto dall'alto. Bello, in un giorno lavorativo essere in giro a cazzeggiare. Giare. No. Sì, è bellissimo, ovviamente. Di nuovo al Palazzo Pubblico, che con questo cielo blu, bellissimo. Cenni storici del Palazzo Pubblico? Non so niente. E questo è il Parlamento. L'apparizione di San Marino al popolo. Cioè, ogni 6 mesi può cambiare il capo di stato. Se non è stato piccolino. E poi guarda come sono. Cioè, sono poche, non le sedie, sono 60 se non sbaglio. Peccato che hanno chiuso il cammino qua praticamente. Allora, ieri quando stavamo guardando le torri, si vedeva benissimo, ma non in camera, delle piume in alto alle torri. Che stanno a simboleggiare la libertà appunto di questa repubblica. Il proprio simbolo è la piuma. Museo della Tortura, vediamo da 1 a 10 quanto è una cagata. Voti in descrizione, nei commenti per favore, grazie. Adesso voi ditemi qual è il gusto di vedere strumenti con cui la gente veniva torturata. Boh. Come non ricordare la mitica Vergine di Ferro di Norimberga? Beh, fra i pezzi più. Questo qui è l'Anal Intruder. Sì. Questo piacevolissimo. Ma questo non è per chi lo indossa, però. Proteggersi. È per E che proteggersi tortura dagli è? orsi. Ah, dagli orsi. No, non si vede, ma vabbè, non si può dire. Piera d'angoscia.
Allora, com'è stato? Scioccante, erano di un cattivo sti medievali. Vabbè, giudizio della nei commenti. Vai che si sale. Vai. Se sei stanca dillo, ma non guarda la cartina che siamo a 2 metri dall'hotel. Era per capire a che parte dobbiamo girare a sinistra. Sì, certo. Allora, siamo affaticati, visto il clima estivo. Sai cosa facciamo ora? Andiamo a Gabice Mare. Sì, a Gabice Mare, a dopo. Ed eccoci arrivati a Gabice Mare. Siamo lungo la spiaggia dopo... Prima ci mangiamo uno spaghettino alla vongola, quello che c'è. E poi ci facciamo una passeggiata sulla spiaggia, la giornata è splendida. 31 ottobre 2022. 25 gradi. Non dico che non sarebbe una follia totale farsi addirittura anche un bagno. Mamma mia che roba. Beh, piedi li pucciamo. Almeno qui. Bello. Scenario quasi spettrale, con tutto deserto. Quasi. Bellissimo, ma c'è gente in spiaggia? Bello. Noi poveri ingenui che ci fidiamo delle indicazioni di Google, come poteva essere aperto un ristorante sul mare a Gabice Mare il 31 di ottobre? Infatti questo è il ristorante. E quindi alla fine abbiamo ripiegato per una piadina onesta e un piatto di pasta onesto in un baretto qua aperto. Che non sapevano secondo me di essere aperti. Vabbè, un po' confusi. Miami Beach. Insomma, dai, sempre il suo fascino il mare, tra virgolette, d'inverno. E là in fondo sicuramente la ripresa non si vede, ma ci sono almeno 3 persone che stanno facendo il bagno. Che figo. Sei contenta? Sono contentissima. Con il mare che non abbiamo fatto quest'anno ci stiamo rifacendo, però almeno vedere il mare a me sai che mi fa sempre un effetto super ricaricante. Bello, mi piace. Va bene, dopo questo piacevole momento di malinconia. No, tuo, ma bellissimo. Vabbè, per me. Ora andiamo allo splendido borgo di Gradara. Mare, a ottobre, mare. Ed eccoci arrivati a Gradara, solo da qui fuori, mamma mia ragazzi, uno spettacolo, vediamo. Ma qui questo Halloween è un casino oggi, ma spettacolo lo stesso. È il borgo dell'amore, è stato chiamato così perché ci sono stati 2 innamorati che purtroppo non potevano essere innamorati perché erano fratello e sorella e quindi niente, li hanno uccisi così. Passeggiata degli innamorati. Il castello in questo momento è inaccessibile, non abbiamo capito bene perché, allora resta solo una soluzione. Dronare. Andiamo dall'alto. Allora, com'è stato dall'alto? Fighissimo. Bello,
dall'alto è stupendo, veramente. Saremmo entrati, però c'era un bordello di coda, non si capiva come ottenere i biglietti. Vabbè. E adesso stiamo assistendo dalle retrovie a un spettacolo di falchi. Dove addestrano i falchi, avete sentito prima. Bello, sono giganteschi. Sono grossissimi, poi ci sono anche i barbagianni e altre specie, comunque rapaci notturne. I calamari di mare. Gufi. Si completa così questa due giorni molto intensa di tra borghi, castelli, eccetera. Purtroppo qui gradare questo benedetto Halloween è forse un fin troppo incasinato, è un po' rovinato. Sì, però, l'atmosfera secondo però, me. Però vabbè, un posto veramente favoloso. Bellissimo. Basta, tutto qua, bello. Speriamo vi sia piaciuto il video e alla prossima, ciao!